Buongiorno mister, iniziamo subito dalla sfida ovviamente di domani, che Livorno si aspetta? Ma intanto mi aspetto un Livorno forte, perché è una squadra che insomma, si conosce bene soprattutto nel reparto d'attacco, che ha grandi giocatori e grandi soluzioni, e poi mi aspetto anche una partita da Entella, come nell'ultimo periodo, con grande consapevolezza di quello che richiede la categoria, con grande convinzione di quello che stiamo facendo, dei miglioramenti che abbiamo avuto, e quindi mi aspetto una partita che, nella quale i miei ragazzi mettono il più possibile in difficoltà un Livorno che dal punto di vista tecnico è chiaro che è una squadra superiore a noi, ma la categoria ci insegna che ci sono anche altre caratteristiche che bisogna avere per poter portare a casa un risultato. L'assenza per squalifica in difesa di Cesaro può essere, diciamo, può pesare, o comunque avete preparato la partita in modo... Ma sicuramente qualsiasi giocatore quando manca è un'assenza pesante, poi è chiaro che c'è qualche giocatore che ha un valore, dimostra di avere un valore importantissimo all'interno di questa squadra, Cesaro è uno di quelli, giocherà Jacoponi centrali, devo dire che anche in altre situazioni Jacoponi ha dimostrato anche in quel ruolo di saper far bene le sue cose. E in generale, sempre, ma soprattutto in questo ultimo periodo, è uscito molto questo senso di appartenenza da parte di uno Zoccolo duro, che si sta veramente mettendo a disposizione mia o in modo mia e della squadra in modo straordinario. Quindi non abbiamo timore. Qualsiasi giocatore giocherà domani farà bene, perché ha la testa giusta, la mentalità giusta e si sente molto coinvolto e sente molto sua questa squadra. Chiaro che Cesar è un giocatore che sta facendo delle cose molto ma molto importanti. Buongiorno mister, buongiorno. Prendo un po' la rincorsa per fare la mia domanda. Torinetto di qualche settimana, stavamo preparando la sfida con la Provercelli e avevi detto la Provercelli ha fatto un buon primo tempo a Livorno, poi però come si fa a non perdere contro Livorno? Adesso dopo qualche settimana provo a rifarti la stessa domanda, come si fa a non perdere contro Livorno? Sono due situazioni comunque diverse, per questo lo dicono i numeri, che la Provercelli ha perso a Livorno. Il Livorno fuori casa è una squadra che comunque, nonostante abbia un attacco atomico, ha fatto solo 9 reti, solo tra virgolette, ha perso 4 partite, ha subito 2 sconfitte nelle ultime 3 partite, quindi fuori casa è un altro campionato e domani dobbiamo far sì che continui ad essere così, perché non bisogna fare il grandissimo errore di pensare che quello che hai fatto diventi la normalità, quello che hai fatto ti deve solo dare convinzione che sei in grado e capace di farlo, ma devi continuare a dimostrarlo. Noi domani dobbiamo fare una partita di forte umiltà, di grande intensità, dobbiamo mettere le nostre armi che sono diametralmente opposte alle armi che ha il Livorno. Quindi domani si può e si deve soprattutto. Noi dobbiamo muovere la classifica anche domani, perché come è successo l'altro giorno con il Modena, al di là del forte rammarico di non aver vinto una partita che il campo ha detto che come qualità di gioco avremmo meritato di vincere, sta il fatto che comunque abbiamo mosso la classifica e ha sempre un valore importantissimo in questo campionato. Tiene un po' banco sempre a Chiavari la questione del pubblico, domani una gara che si presenta da sola anche come stimoli, quanto vi aspettate? Mi sembra superfluo quasi fare degli appelli con una gara di questo tipo. Sì, ma io adesso poi io sono molto concentrato sulla squadra, ribadisco come vi ho detto tante volte l'enorme piacere di avere, di sentire pubblico, io dico, ma più che poi come vi ho detto già anche l'altra sera, il fatto di non della gente che non c'è, io mi aspetto sempre grande speranza del pubblico che c'è, cioè l'altra sera quelli che c'erano hanno spinto la squadra, hanno diciamo dato una grossa mano, come ho detto l'altro giorno, secondo me ci sono dei momenti in cui noi riusciamo a spingere il pubblico, come è successo con Vicenza e come è successo con Mali, ci sono altri momenti in cui la squadra ha bisogno della spinta della gente per poter ottenere un risultato importante, deve esserci questa simbiosi, questa grande coesione, questa grande unione e fratellanza, proprio perché abbiamo un comune obiettivo che è quello di salvare la squadra di questa città. Faccio l'ultima, forse una delle squadre più forti che è arrivata al comunale fino a Livorno, proverete a fare la partita come avete fatto praticamente in ogni gara a casalinga, oppure dobbiamo aspettarci un'entella un po' più prudente quantomeno all'inizio? Allora, noi proveremo a fare la partita, ma siamo un'entella diversa dalle prime partite, molto più propositiva, siamo arrivati un po' a quadrare il cerchio dove volevamo arrivare,
come idea e mentalità di gioco. Chiaro che domani anche la terza partita è una settimana, l'altra sera abbiamo speso tantissimo, in questo momento non ho grandissime soluzioni a disposizione. Speriamo non sia un fattore, perché Vicenza e Modena ci hanno tolto tantissime, tantissime energie. Abbiamo qualche giocatore come Cecchini, Littieri e Mazzarani che sono usciti veramente malconci dalla partita dell'altra sera, anche se tutti e tre recuperabili, ma le condizioni non è eccezionale. Quindi mister, non ha già avuto la domanda, turnover questa volta è quasi forzato. Ma non parlerei di turnover, perché comunque questi ragazzi, queste due partite hanno fatto molto bene. Io direi che domani deve esserci, all'interno della partita ci sono due partite, una partita che può durare un'ora e una partita di un'ultima mezz'ora, per due motivi principali: sia per questa nostra situazione di dispendio di energie forte che abbiamo avuto, e quindi l'ultima mezz'ora potremmo pagare un po' di stanchezza, e poi per quello che è Livorno, perché Livorno dimostra che questi cambi offensivi che ha gli ultimi 30 minuti riescono a cambiare completamente la partita. Sabato scorso col Catania, tre sostituzioni hanno fatto loro, quindi domani secondo me dobbiamo essere anche un po' mestieranti, leggere bene la partita, leggere bene due confronti, un confronto di 60 minuti e un confronto degli ultimi 30 minuti. Sarà secondo me difficile sotto questo aspetto, perché abbiamo speso molto. Qualcosina a metà campo vedrò, perché è il reparto che ha speso più di tutti, sia per avere qualche giocatore importante l'ultima mezz'ora, sia perché c'è un discorso di molti centrocampisti diffidati, di centrocampisti che hanno fatto due partite bellissime ma pesanti dopo che rientravano da un infortunio, quindi diciamo che la gestione è della metà campo. Quindi comunque confermo il modo che questo, perché avete trovato anche le due partite, io credo che il modo migliore ancora del Vicenza, due partite da tutto per un'ora spettacolosa. Sì, sono d'accordissimo, abbiamo giocato, ma devo dirti che era dove volevamo arrivare, nel senso, viste queste difficoltà iniziali del famoso trequartista, insomma nel nostro percorso, quando mi sono reso conto che bisognava fare delle cose diverse nella categoria, l'obiettivo finale era arrivare a questo, chiamiamolo, modulo. Siamo arrivati attraverso questo quattro, in quel momento ci ha dato linearità, ci ha dato compattezza, ci ha dato qualche risultato e non ci ha dato spettacolarità, perché comunque la tipologia delle partite, insomma, tre anni che sono qua, penso di poterne parlare a ragion veduta, che si è sempre cercato il risultato attraverso il gioco. Quel modulo ci toglieva qualcosa, questo modulo ne ero convinto, e a oggi è stato così che ci avrebbe dato di nuovo delle soluzioni offensive importanti. In queste partite così è stato, perché devo dire che anche Varese, anche se poi non ho sentito molto soggetto a questa cosa, ma lì sono punti di vista, abbiamo fatto secondo me Varese un primo tempo bellissimo, prima mezz'ora dando in vantaggio di due gol, dove si era già visto che questa occupazione del campo, questo modulo ci avrebbe dato di più sotto l'aspetto offensivo. Poi domani dobbiamo giocare con coraggio, se li aspettiamo, se li diamo campo, hanno degli attaccanti che possono sempre fare gol. Domani dobbiamo cercare, sperare di avere energie per 90 minuti per andare ad attaccare in ogni parte del campo, per non farli respirare. Troppo non sarà facile, perché ripeto, è un modo di giocare molto ma molto dispendioso, anche se molto spettacolare. Mister, mi aveva detto che ha accennato a Natale, stavo pensando, perché ora avete avuto una settimana intensissima, però non avete il tempo di rifiatare. Cosa fate la settimana prossima? Respirate un po' o state sotto già da domenica? Siamo già sotto da domenica, ho deciso che quella parte di respirare è il migliore allenamento, a volte diamo libero il giorno di Natale, quindi ne approfittiamo, giochiamo la vigilia di Natale a Latina, rientriamo per le 11 di sera, saremo qua e abbiniamo le due cose, il giorno di Natale un riposo che comunque in questo momento è utilissimo, lo stesso tempo anche per il tipo di giorno che è, quindi quel minimo di respiro, perché ci accorgiamo che in certi momenti il riposo è il miglior allenamento per un giocatore, cioè anche il riposo fa parte dell'allenamento, in quel caso lì diventa, perché è pesante a livello mentale. Poi stiamo andando avanti con più o meno i soliti, questa cosa qui. Ecco, l'ultima domanda, questa mi chiedevo, comunque avete fatto due partite spettacolose, le migliori della stagione, con due terzi della squadra dello scorso, sì. Una cosa che sottolinea abbastanza, che la difesa e il centrocampo sono quelli dello scorso. 8 undicesimi più il nonno è un ragazzo, Pedro, che sta facendo bene, che è bravo, però arriva dalla seconda divisione. Insomma, la seconda divisione l'abbiamo vista 3 anni fa, sappiamo che dalla seconda divisione alla Serie B c'è tante differenze più.
in queste due partite Mazzarani e Littieri, che sono due giocatori che stiamo recuperando, nel senso che stanno gradatamente fornendo delle prestazioni un po' in linea con quello che ci aspettavamo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque nel calcio dare continuità, dare fiducia a determinate persone prima che i giocatori ti dà qualcosa. Questo loro stanno facendo, io penso, il massimo. Dobbiamo tener conto che oggi è così, ma non potrà essere tutto l'anno così. Anche perché appunto qualcosa dovrà cambiare anche a gennaio. Siete dove mancano ancora tre partite. Dovesse dire adesso, guardando la classifica, siete dove pensava che poteste essere? Siete più avanti, un po' più indietro? No, dai, io voglio dire una cosa in più. Siamo dove tutti dobbiamo pensare che avremmo dovuto essere. Perché questo è importante, perché noi oggi siamo fuori dai play, saremmo salvi, abbiamo una media punti che ci avvicina dai 23 ai 25, che è la media logica, ed è quello che tutti noi dobbiamo sapere e sperare che possa essere così, perché quello era il nostro obiettivo. L'abbiamo detto sin da quest'estate che sarebbe stato un anno di sofferenza, però questi passi in avanti di Cristo sono molto molto importanti. Però siamo dove speravamo di essere, anche se devo dire che qualche punto in più l'avremmo meritato, gli episodi ci hanno pesantemente punito e poi abbiamo pagato molto dazio sul salto di categoria le prime partite. Quindi siamo lì con la speranza di riuscire a mantenere la fiducia forte, di riuscire a mantenere queste posizioni. Okay. Grazie, buona volta.